Ingegner Giampaolo Dallara. Lei è la persona più importante e influente nel mondo del motorsport. Ha una lunga carriera alle spalle. Già da giovane ricopriva le prime pagine della storia dell'automobilismo. Quest'anno l'azienda compie 50 anni. Fondata nel 1972 a Varano de Melegari. Un'impresa che costruisce vetture da competizione da strada, veloci e sicure. Quanto è stata importante la sicurezza per l'azienda Dallara? Quando ho cominciato la sicurezza non esisteva. Se voi andate a vedere su Wikipedia il Gran Premio di Monaco 1959, ho cominciato a lavorare nel dicembre del 59, voi vedete che ci sono dei cordoli di 10 cm a bordo della pista, gli impianti di illuminazione sono fatti con dei pali che sono vere opere d'arte, ma i robusti di Ghise ci sono tutti. Non c'era nessun genere di protezione, tutti gli alberi, nessun genere di protezione. E poi lungo il porto ci sono tutti gli attracchi delle navi di Ghisa robustissimi che erano protetti quando andava bene fra balle di paglia, le macchine se si toccavano andavano a finire in mare, però c'erano i pallompari che potevano ripescare. La sicurezza non esisteva. E non esisteva nemmeno nelle macchine stradali, perché in tutte le macchine stradali. Nella mia prima vettura, la Fiat 500, c'era il serbatoio davanti al pilota. Non c'erano gli specchietti retrovisori sulle portiere. La sicurezza non esisteva, non c'erano le cinture di sicurezza, non c'erano i piantoni collassabili. Nel 1975 in Italia c'erano 12.000 morti sulla strada, con un parco di vetture circolanti che era meno di un terzo di quello di adesso. Come dire, la pericolosità era 10 volte superiore. Che era figlia anche di strade inadeguate, che era figlia di formazioni inadeguate, ma anche di vetture che non erano nate per la sicurezza. Se la vettura della quale sono più orgoglioso, la Miura, che comunque ha dei meriti soprattutto per merito di uno stile fantastico fatto da Gandini, è l'esempio dello stesso modo di pensare, anche in quello il serbatoio davanti al pilota, come nella mia Fiat 500, non solo. Per evitare di fare un buco nel cofano, il bocchettone di riempimento è 50 cm più avanti del pilota, quindi 50 cm di pericolosità in più. E ovviamente prima del serbatoio benzina ci sono anche le batterie in caso di incidente, quindi l'incendio è assicurato. Nella mia prima vettura che ho fatto io c'era di fianco al pilota, il regolamento diceva le vetture per le gare in salita devono avere almeno due posti. E noi abbiamo fatto tre, ho fatto quello di guida centrale perché era più comodo farlo, poi due posti lateralmente che erano solo nominali. Però di fianco al pilota c'era una carrozzeria che era come una lama, se la guarda confrontata con quella d'oggi dove ci sono tutti i criteri, i poggiatesta con criteri di assorbimento d'urto fatti per assorbire l'urto, che veramente c'è un rigore incredibile. Allora non c'era, allora era così, non sapevamo che cos'era la sicurezza, non era un criterio di progettazione. L'ingegnere Dallara ci ha raccontato che salire su un'auto allora era pericolosissimo. Gli abbiamo chiesto cos'è stato a dare una svolta e a fare qualcosa per la sicurezza dei piloti. Non ci si pensava, è cominciato tutto quando Ralph Nader, un giovane avvocato dell'Unione Consumatori degli Stati Uniti, ha scritto quel libro Unsafe at Any Speed dicendo le macchine sono pericolose. Io ricordo come lo odiavamo, dice, ma cosa ne sa lui che non ha mai progettato un'automobile? In realtà è che lui guardava quello che succedeva. Lui aveva visto quello che succedeva, noi non ne volevamo sapere. Fortunatamente c'è stata un'evoluzione, abbiamo capito in poco tempo, ci voleva forse anche meno tempo, dovevamo essere preparati prima, è vero, ma abbiamo capito che il mondo doveva cambiare. È tanto cambiato che adesso i costruttori hanno dato vita anche a questo Euro NCAP, cioè un ente che controlla la sicurezza. I costruttori non si accontentano del minimo per passare i criteri di omologazione, i test, ma vogliono un qualcosa di più, è addirittura utilizzato come elemento di marketing. Oggi devi vendere delle vetture 5 stelle, insomma, se vuoi che abbiano senso. Quindi la sicurezza adesso l'abbiamo accettata, non solo, adesso la spingiamo pure perché si va oltre il minimo. E io sono stato per 30 anni nel comitato di indirizzi sia della XAI che della FIA per le vetture monoposto. Devo dire che quando c'è una proposta di maggiore sicurezza non c'è nessuno che si tiri indietro. E ogni giorno migliora, perché ogni incidente, quell'incidente in Formula 1 che si è visto quest'anno, dove si è visto una vettura
che ha perso il roll bar, il pilota non si è fatto niente, ma vedrà che dall'anno prossimo i criteri per omologazione dei roll bar saranno diversi. Cioè ogni incidente è l'occasione per migliorare la sicurezza. Questo qui è accettato da tutti, meno male, oggi ci crediamo. Abbiamo fatto tanto, non ci stancheremo di fare la nostra parte in futuro, il mondo dell'automobile la farà. Non sarà solo problema di vetture, ma sarà problema di strade. Sarà sempre più complesso perché ci saranno le vetture autonome, ci saranno da far girare insieme le vetture autonome con le vetture guidate. In questi anni possiamo considerare l'auto coinvolta in una fase storica. Bisogna considerare una transizione green imposta dalla regolamentazione europea. Come immagina la mobilità di domani? Beh, perlomeno io penso che per andare a lavorare non sarà necessaria una vettura che fai oltre 200 km all'ora a 5 posti, quindi quando viaggi da solo o al massimo in due, che consuma tanta energia nel farla ma che ne consuma altrettanto 80 per muoversi, saranno delle vetture magari piccoline che nemmeno di proprietà, questo almeno dicono le previsioni degli esperti, e mi sembra anche logico. Insomma, d'altra parte, quando vedo mio nipote che a un certo punto, quando va via, dice: ma vado via con BlaBlaCar, non sapevo neanche cos'era, dice: ma perché così almeno viaggi in compagnia, io sono sicuro che quello che viaggiano per bene perché gli do le stelle. D'altra parte, lui è sicuro che quello che va in macchina con lui è una persona per bene, gradevole, perché anche lui dà le stelle, e quindi cambia il mondo, insomma. Si va verso una mobilità completamente diversa. Nel motorsport, un trend di maggiore ascesa è la simulazione. Solo nel 2021 abbiamo avuto 490 milioni di persone che hanno seguito gli eventi eSports. Il giro d'affari del mondo dei videogiochi ha registrato un fatturato di 180 miliardi di dollari nel 2021. La tecnologia che disponiamo oggi ci può aiutare nello sviluppo di un'auto reale? La simulazione oggi è essenziale, la macchina si fa prima, si fa virtuale. Oggi si fa virtuale e si utilizzano sempre più energie per fare la simulazione. Al simulatore vediamo ancora di più. Adesso poi cosa devi cominciare a fare? Devi cominciare a confrontare i tuoi risultati numerici con i risultati della galleria vento, con i risultati della vettura reale. E si riuscirà a descrivere anche il comportamento del pilota esperto, più esperto del pilota meno esperto, si riuscirà a fare in modo di migliorare sempre, di capire sempre di più come fare una vettura fatta bene. Non ha niente a che vedere con quello che si faceva soltanto 20 anni fa, dove la macchina era essenzialmente meccanica, adesso è un'altra cosa. E poi la crescita è proprio esponenziale, ma questo perché? Perché è incredibilmente aumentata la potenza di calcolo, e quindi può fare delle simulazioni molto più raffinate che prima non si potevano fare. Il modo di lavorare sarà anche diverso, perché prima si faceva tutto in galleria vento, adesso si riesce a fare molto anche col computer. Cioè è il mondo che cambia veramente con una velocità non immaginabile solo qualche anno fa. L'ingegnere Dallara ha fatto anche qualcosa che pochissimi o quasi nessun imprenditore fa. Ha finanziato con i suoi guadagni personali l'università per gli ingegneri del futuro, la Dallara Academy. Come è nata questa idea? No, beh, quello non me ne faccio nemmeno un merito, perché condiviso anche con altri, siamo stati tutti d'accordo di cercare di rendere omaggio a quello che hanno fatto quelli che hanno lavorato in azienda prima, ma anche e soprattutto accogliere questi studenti, dar modo a loro la possibilità di crescere bene, anche di imparare a fare in automobili in un posto dove si fanno anche automobili. Non è soltanto altruismo, ma visto a posteriori, non quando l'abbiamo fatto, diventa anche un'utilità, perché ha la possibilità di vedere sti ragazzi che ne hanno voglia di vederli prima che siano laureati, quindi ti permette anche di scegliere sti ragazzi bene. Sti ragazzi sono bravi, 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 ne hanno voglia, hanno la passione, e lei dovrebbe vederli proprio come hanno voglia di fare, come hanno voglia di imparare, come ci tengono ad essere quelli che faranno l'automobile di domani, e come sono consapevoli del fatto che è un mondo in evoluzione continua. Gli abbiamo chiesto quanto è importante per lui questa terra, Varando e Melegari, il cuore della Motor Valley. Io pago un debito nei confronti di questa terra. Io ho avuto bisogno di tutti questi qui, compresi i miei primi collaboratori. Io mi ricordo quando tutti e due i genitori dei miei due primi collaboratori sono venuti da me a dire: ma sei sicuro? Tu hai risposto: ma sono sicuro,
Io spero, però, sono sicuro, te lo dirò dopo. Però fortunatamente i ragazzi avevano voglia di condividere questo rischio, o forse anche per loro era piacevole tornare a casa, insomma, è cominciata questa partita. Dal momento poi che abbiamo deciso come azienda, come famiglia, di non vendere, noi abbiamo fatto un trust che prevede che l'azienda rimanga nel territorio per i prossimi 25 anni, che la stragrande maggioranza degli utili rimangano in azienda, proprio per dare la sicurezza a quelli che lavorano che l'azienda avrà un futuro. Ovviamente dipende poi chi ci lavora, perché non basta lavorare, bisogna lavorare bene. Però fortunatamente noi siamo pieni di persone che sanno lavorare bene, quindi dai, andiamo avanti. L'ingegnere Dallara ci ha spiegato dove realizzano le auto e quali sono i prossimi progetti nel motorsport. Rimane qui, abbiamo uno stabilimento a 20 km di qui a Collecchio per fare i compositi, abbiamo una base negli Stati Uniti perché era troppo importante per noi quel mercato e ci vuole anche una presenza. Noi abbiamo tutto il discorso IndyCar, ma abbiamo anche tutto il discorso della NASCAR e delle gare di durata. L'anno prossimo, a gennaio, parte la 24 di Daytona con le vetture di nuova generazione, dove ci saranno fatte da noi, debutteranno sia le BMW che le Cadillac, quindi bella partita anche quella lì, insomma, non abbiamo da dormire. Inflazione e caro energia è il grande e drammatico tema del momento. Come fate a fronteggiare questi aumenti di prezzi delle materie prime? Mi fa ridere perché questa è una bella domanda, è la domanda delle domande, insomma. La realtà vera qual è? Che in gennaio partono le competizioni a Daytona lei deve esserci con le macchine e con i ricambi. Il secondo problema è che in questi, per esempio nelle gare delle macchine di durata, viene previsto anche il tetto del prezzo. Viene previsto anche il tetto dei ricambi, cioè la macchina sfusa deve costare non più di una certa percentuale, non più dell'1,4 della macchina completa. Insomma, cioè, il costo è comunque una fetta molto importante. E quindi, oltre a imparare a fare le automobili, perché comunque le macchine di quest'anno sono diverse da quelle dell'anno scorso e fortunatamente è un mestiere in cui si continua a imparare, ce ne abbiamo un'altra fetta da imparare dove eravamo forse un po' meno preparati, ma dobbiamo prepararci ancora di più, che è quella dei costi, perché la tensione sui costi non è mai stata robusta come adesso. Quindi il tema è come faccio con la manodopera che inevitabilmente crescerà, perché c'è l'inflazione, quindi è inevitabile che cresca, non può andare a finire sulle spalle di chi lavora. Con l'aumento dei materiali non è che puoi andare dal cliente e dire guarda, aumenta del 10%, aumenta del 15% la macchina, no, quello magari ti potrà concedere qualcosa, ma a un certo punto la macchina devi dare a quello che era stabilito prima, e quindi dobbiamo imparare anche un altro mestiere che è altrettanto importante, non basta farle bene, bisogna farle in modo che costino meno. Quindi rivedere come l'organizzazione, rivedere i costi, anche noi fare le nostre spending review, insomma ci sono anche quelle partite lì da giocare che sono altrettanto importanti. All'ingegnere Dallara gli abbiamo chiesto quanto si può imparare dagli errori e dove non si devono assolutamente commettere. Sulla sicurezza non puoi permetterti di correre rischi. Si sbaglia anche sulla sicurezza, ma deve essere un errore che era figlio della situazione in quel momento lì, insomma non ci può essere leggerezza quando affronti i problemi della sicurezza. Ma tutte le volte che fai delle scelte un pochettino azzardate, delle scelte nuove, corri anche dei rischi di sbagliare, però devi cercare di farlo una volta sola quell'errore lì.